attuale. Ciao. Non so come si può salutare. Eccoci qua. Un po' di emozione, Gianluca, vederti arrivare. La giusta. Vederti arrivare con tua famiglia. Che dire, siamo arrivati dopo un percorso lungo, una vocazione partita in tarda età. La comunità di Pinzolo oggi è qua tutta attorno a te, dopo ieri, dopo l'imposizione del Vescovo a Trento. Eccoci qua proprio nella chiesa, sul salato della chiesa che ti ha visto per tanti, tanti anni partecipare alle messe come persona di Pinzolo. Allora, prima vorrei ringraziare, prima di parlare di te, la tua famiglia, tuo padre, le tue sorelle, i tuoi nipoti, i tuoi cognati, per il percorso che hanno fatto con te, vicino a te. La comunità di Pinzolo che è qua oggi, si è unita l'associazione tutti attorno a te, Don Flavio e il Consiglio Pastorale che hanno preparato questa giornata di festa, perché ieri diciamo è stata la consacrazione vera. Oggi, oltre a una messa, c'è anche una festa per te. Preparare una festa in questi periodi non è facilissimo, però non potevamo mancare, perché l'hanno ricordato prima in chiesa, è 20 anni che la comunità di Pinzolo non ha un prete e la comunità di Pinzolo è una comunità ricca nel donare alla chiesa trentina vocazioni. Questo è bello dirlo. Mi domandavo, vedendoti arrivare, cosa potrà dire, cosa dovrà dire un sindaco davanti a una vocazione così importante, una vocazione matura, per portare non solo il saluto, ma anche un pensiero della comunità di Pinzolo. Quello che voglio dire è: Gianluca, non cambiare mai. Tu sei una persona che ha fatto così nel suo percorso di vita così un qualcosa di importante, un qualcosa di grande. Una persona che a chi mai non lo conosce o chi lo vede la prima volta può sembrare una persona timida, ma sei una persona determinata. Forse i tuoi silenzi parlano più delle parole di tante altre persone. E quindi mi permetto di dirti, ma penso anche di condividere il sentire della comunità, delle persone che stanno vicino, non cambiare mai e porta nel tuo nuovo percorso queste tue doti, queste tue caratteristiche, questa tua determinazione. L'ha ricordato anche il Vescovo Lauro a San Lorenzo, un San Lorenzo quest'anno un po' diverso. Noi sostanzialmente festeggiavamo il santo patrono per le strade del paese, nella sfilata, nella processione. Era una festa che tante volte Don Flavio diceva: dobbiamo essere dei fedeli e non far festa durante la processione. Però quest'anno invece l'abbiamo festeggiata in chiesa, comunque una celebrazione importante. Tu come diacono eri al fianco del Vescovo, che ci ha così insito della sua presenza, e ha detto, ricordando la tua giornata di ieri e di oggi: Gianluca, le ricordo queste parole, è una di quelle persone di cui la Chiesa trentina ha bisogno. Io oggi, con un po' così di, mi prendo questa paternità, anche la comunità di Pinzolo ha bisogno di queste persone, però è un piacere, credo, oggi donarti alla Chiesa, lasciarti andare nel tuo percorso di vita, in questa tua scelta che hai maturato, e l'hai maturata con la consapevolezza di quello che poteva essere questo percorso. Ecco, adesso io ti consegno quello che è il dono del comune, dell'amministrazione, ma direi della comunità di Pinzolo, è il dispensario, posso chiamarlo così, per le messe da campo. È una cosa che so che tu avresti apprezzato, so che potrai portare anche fuori dalla chiesa la parola, la voglia di fare comunità anche nelle montagne, nei boschi, nei prati vicino alla Satta, agli Scaudo, a tutte quelle associazioni che tu hai potuto benissimo conoscere nel tuo percorso di vita, perché tu, mi prendo di dirlo, sei un prete maturo, sai già quello che vuoi e sai già quello che farai da oggi in avanti. Quindi questo è il dono di Pinzolo. Grazie. E poi vorrei chiudere questo mio piccolo discorso di accoglienza con due parole che ho potuto leggere, che da Alessia, tua sorella, che le ha condivise un po' con tutti l'altro giorno, che era un giorno importante. Erano delle parole che mi hanno emozionato e volevo condividere con la comunità di Pinzolo questa mia emozione, perché fosse un'emozione di tutti. Le leggo perché non sono cose mie. Alessia ha scritto l'11 settembre, che non è una data importante per l'11 settembre del 2001, ma per voi è una data importante perché nel 71 Leone e Franca si sono sposati. Ha detto queste parole, Alessia: il più delle volte un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro,
affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. Ecco, questo penso che possa rappresentare l'abbraccio di una comunità che ti vuole bene, un abbraccio forse che non potremo darti tutti perché in questo periodo non si può abbracciare e non ci si può avvicinare, però credo che gli sguardi forse ti raggiungeranno allo stesso cospetto degli abbracci. Grazie, la tua mamma so che è stata una vicinanza continua anche in questi anni di seminario, la sua presenza c'è, ci sarà, è il tuo angelo custode, ma vorrai che assieme a lei e alla tua famiglia portassi anche un po' di pinzolo nella tua nuova vita da prete. Grazie Gianluca, grazie e non cambiare mai. Grazie, grazie. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito.
nome delle nostre comunità parrocchiali, il Consiglio d'Unità Pastorale desidera innanzitutto ringraziarti per la tua scelta di vita al servizio del prossimo. Pensiamo che la tua capacità di accoglienza e la tua gentilezza d'animo saranno sicuramente un buon aiuto per avvicinare ed accompagnare coloro che incontrerai nel cammino del tuo ministero sacerdotale. Oggi è giorno di festa grande, perché il figlio di una famiglia della nostra parrocchia ha incontrato Gesù ed ha risposto alla sua chiamata. Dio, abbracciandolo nel suo mistero di amore, lo invia ora ad annunciare la sua parola di salvezza agli uomini dei nostri giorni. Davanti ad un compito tanto impegnativo, pensiamo che tu, caro Gianluca, possa avvertire trepidazione, forse timore, ma il Signore ripete anche a te: non temere, io sarò con te. Va dunque avanti con grande fiducia. L'affetto sincero di noi tutti ti accompagna e ti sostiene nei progetti della tua futura vita sacerdotale. Ti chiediamo solamente di tenere nel cuore questa nostra comunità di periferia che ha visto nascere e crescere negli anni la tua vocazione. E durante la Santa Messa preghiamo il Signore, ricco di misericordia, che ti assista sempre con la sua benevola provvidenza. Auguri per una lunga santa vita. Fratelli e sorelle, in questa domenica la parola di Dio ci invita a riconoscere la misericordia di Dio, dono per ognuno di noi, modalità con la quale il Padre si relaziona con noi, suoi figli. Misericordia e capacità di perdonare sono doni dello Spirito Santo, da chiedere incessantemente nella preghiera, per farli nostri, assumendo sempre più lo stile di vita di Gesù. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive del Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
existe. Preghiamo. O Dio di giustizia e di amore, che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in noi un cuore nuovo, a immagine del tuo Figlio, un cuore sempre più grande di ogni offesa, per ricordare al mondo come tu ci ami. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, egli vive e regna con te, in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo, suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui è che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Dico perché magari qualcuno non se lo ricorda più, la predica della prima messa, la predica gliela fa un altro prete. E io non sono un gran predicatore, non lo sono mai stato e non lo divento oggi pomeriggio, ma ho l'onore d'essere stato in pastorale giovanile assieme a Gianluca a cavallo tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo millennio. Per questa amicizia gli faccio la predica. Le letture che la provvidenza ci mette negli orecchi, nel cuore oggi, possono
essere un faro nella vita di un prete. La prima lettura chiede di non parlare dei nostri sentimenti, delle nostre voglie di vendetta, del nostro odio, della nostra visione del mondo e degli uomini. Chiede di parlare di Dio. Abbiamo bisogno che tu ci parli di Dio, non di un Dio miope che non vede i peccati e neanche di un Dio superficiale che li banalizza. Parlaci di un Dio serio, che conosce di quanto male sia capace l'uomo e lo perdona. Alle tue mani è affidato il perdono. Facci sentire amati da Dio, un Dio a cui preme che l'uomo sia perdonato e si senta perdonato. Dio che non cerca uomini più puri degli altri. Anche noi durante l'Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori, anche noi preti ci confessiamo. A Dio bastano uomini umili che chiedono a Dio di perdonare e Dio perdona. Alla preghiera della comunità più piccola, fatta da due persone e due peccatori, un penitente e un prete, un penitente contrito ed umiliato, un penitente pentito e un prete cosciente dei propri peccati. Ma questa piccola comunità fatta da due peccatori che pregano fa incontrare il perdono di Dio. Questo è il nostro Dio, non ha paura di mettersi nelle mani di noi poveri uomini purché il perdono arrivi a tutti. Ti accompagniamo con la preghiera per essere un uomo che sa chiedere scusa dei propri peccati e sa far incontrare il perdono che viene da Dio. Continuiamo nella preghiera con le parole del Salmo. Il Signore è buono e grande nell'amore. Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo nel Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Sono proprio letture provvidenziali, perché a te, a noi preti, alle comunità con le quali viviamo, è chiesto di far vivere e di far morire. E siamo chi, sia che viviamo, sia che moriamo, che sia per Gesù, se manteniamo vivo qualcosa, se ripetiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e sia che lo smettiamo, sia che non lo portiamo più avanti, che sia per Gesù, non facciamo più le cose perché si è sempre fatto così. Che sia una catechesi, una processione, un rito funebre, un sacramento, ci fa incontrare Gesù, ci fa incontrare Gesù. Non smettiamo perché non ci piace, nemmeno perché non viene più nessuno. Gesù dice che una sola pecora smarrita vale la pena. Per due discepoli, e forse anche due discepoli fragili, ma Gesù va apposta a Emmaus. E per Tommaso, uno solo, Gesù non dice con Tommaso o senza Tommaso noi si va avanti. No, Gesù per uno solo, per Tommaso, torna indietro. Non è per via dei numeri che smettiamo di fare una cosa, anche perché certe messe delle giornate mondiali della gioventù ci è riuscito difficile pregare, c'era la quantità che faceva incontrare Gesù, ecco, non sempre funziona. La lettura le affida a te, prete, a noi preti, alle comunità con le quali stiamo, di cercare Gesù. Gesù ti chiediamo, lo chiediamo a te, Gesù, di cercare te, non di cercare il nostro riconoscimento come preti. Ci abbiamo pregato in una occasione e ti abbiamo incontrato, ne è valsa la pena. Ah, c'era solo la ministra, non vale più. Non abbiamo finito la panchina, stiamo già giocando in 10 e forse anche in 9. Non possiamo dire c'era solo la ministra, perché la preghiera del laico vale la tua preghiera quando chiedi scusa, vale la tua preghiera di mamma preoccupata per il figlio, vale la preghiera dei nostri anziani nelle case di riposo. Ah, sono andato in chiesa, c'era il paride. Non avremmo mai dovuto dirlo, e meno che mai lo diciamo adesso. Non siamo noi preti più battezzati degli altri. Aiutaci Gesù a cercare te, a far vivere e a far morire, dipendendo dall'incontro con te. Cantiamo l'alleluia e ascoltiamo che cosa ha da dirci il nostro beneamato Gesù oggi. Alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Tra Pietro che chiede quanto deve perdonare e Dio che vuole perdonare di cuore, ci sono dei passi da fare.
tra essere nel cuore di Dio ed essere il cuore di Dio, ci sono dei passi da fare, preti e laici. Nel cuore di Dio c'è posto per ogni figlio, ma per essere il cuore di Dio occorre allontanarsi dalla logica del calcolo, fare ciò che conviene e quando conviene, fare ciò che piace e finché piace. Se ragioniamo così, possiamo anche... siamo nel cuore di Dio, ma non siamo il cuore di Dio. E è lì che vogliamo arrivare, è lì che vogliamo, in quel modo vogliamo vivere. Essere misericordia non dipende dal carattere, non dipende dal temperamento. Quello certe volte ci aiuta e altre volte ci ostacola. Essere di Dio, essere misericordia, è essere Chiesa. In un modo diverso il prete è Chiesa, non è più Chiesa di un cristiano battezzato, perché lì nasce e è la nostra vocazione, ma acquistiamo un, non so se acquistiamo, ci è data in dono una cosa differente. Siamo Chiesa e dentro l'essere prete ci consacriamo, ma non è che abbiamo preso un contratto a tempo indeterminato, come ministri. E non siamo una istituzione, siamo un modo di essere. Essere Chiesa è, sia, una scelta di vita. Vogliamo che nessuno si perda, neanche quello che ha un debito piccolo si può perdere. Dio diventa anche intransigente, fa addirittura la brutta figura di tornare indietro rispetto a ad una parola che aveva dato, pur di stare dalla parte del bastonato, pur di stare dalla parte di quello che stava venendo scartato da un debito piccolo, perché il povero non fa debiti grandi. Stiamo dalla parte dei poveri non per ideologia, ma perché Dio sta da quella parte. Buona strada a te Gianluca, a te e a quelli con le quali camminerai. Alziamo e rinnoviamo ora la professione di fede nel Dio della vita, nel Dio della gioia e della misericordia. Lo facciamo rispondendo con il canto ad ogni acclamazione, aiutati dal coro: Credo Signore, aumenta la mia fede. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo, Signore, aumenta la mia fede. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, dopo aver aperto la mente e il cuore alla parola di salvezza, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio, Padre buono e grande nell'amore, che veglia sempre su di noi, perché esaudisca le nostre suppliche per le necessità della Chiesa e del mondo. Diciamo insieme, Padre, ascoltaci. Padre, ascoltaci. Per Papa Francesco, il Vescovo Lauro e per tutti i pastori che il Signore ha posto a guida della sua Chiesa, perché nell'esercizio del Sacro Ministero e con la testimonianza della loro vita, offrano al popolo di Dio e al mondo l'immagine di Cristo, Maestro e Signore, che ha lavato i piedi ai Suoi discepoli. Preghiamo. Ascoltaci. Per Don Gianluca, che celebra oggi la sua prima messa, perché il sacrificio eucaristico che noi offriamo insieme con lui ispiri ancora e sempre la sua presenza ricca di umana cordialità e simpatia per quanti incontra, e gli ottenga con abbondanza un rinnovato dono dello Spirito Santo per avviare e continuare fedelmente la sua missione pastorale. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per coloro che il Signore chiama a seguirlo nella vocazione sacerdotale, religiosa e missionaria, perché diano una risposta generosa, siano sempre fedeli ai loro impegni e sull'esempio di tanti testimoni della fede vivano con il Signore e per il Signore, donando la loro vita a Cristo e ai fratelli. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per le famiglie, soprattutto quelle delle nostre parrocchie, perché siano testimoni di perdono e riconciliazione nella società del nostro tempo, capaci di dare il primo posto a Dio e di vivere nell'impegno a costruire un mondo più giusto ed onesto, attento al valore e alla dignità della persona umana. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per i defunti, la cui memoria portiamo nel cuore, e in particolare per mamma Franca, e le tante vittime della pandemia, perché santificati dal sacrificio di Cristo ricevano la ricompensa per il bene che ci hanno fatto e possano aver parte nella compagnia dei santi per la beata eternità. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per i familiari, gli amici e tutti noi qui presenti attorno a Don Gianluca, perché illuminati e guidati dallo Spirito Santo, sappiamo trasmettere ogni giorno della nostra vita con gioia e disponibilità quanto riceviamo dalla celebrazione dei sacramenti e da tanti autentici e fedeli ministri del Vangelo. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Vogliamo ricordare anche tutti gli ammalati, le persone della nostra comunità che sono costrette a casa, nelle case di riposo, ma che sempre sentiamo vicine con la loro preghiera. Per questo ti preghiamo. Padre, ascoltaci.
Il nostro pensiero anche per Davis, che ieri è stato con me ordinato dal Vescovo Lauro, che in questo momento sta anche celebrando la messa a Moena, perché possa essere anche per lui l'inizio di un fruttuoso servizio nella Chiesa. Per questo ti preghiamo. O Dio, che hai voluto dare come guide del tuo popolo pastori secondo il tuo cuore, ascolta le nostre invocazioni e concedi a noi di costruire insieme il tuo regno nel mondo e nella storia. Per Cristo nostro Signore. Insieme con Gianluca, la Chiesa qui radunata per la celebrazione dell'Eucaristia, con il pane e il vino, offre a Dio la propria vita, le fatiche e le gioie di ogni giorno, perché in cambio possiamo avere la presenza di Gesù Cristo nel suo corpo. Con tutto questo, mettiamo nelle mani di Dio l'offerta del novello sacerdote. Le immaginette ricordo che saranno per tutti monito alla preghiera, le offerte della comunità di Pinzolo e di tutti noi per la casa in Kosovo, il dono della candela che, accesa dal novello sacerdote, ne illuminerà la chiesetta, il dono dei calici da parte della famiglia di Don Gianluca, benedice prima di prepararlo per l'Eucaristia. Preghiamo. Sul tuo altare, Dio nostro Padre, poniamo con gioia il calice e la patena per il sacrificio della nuova alleanza, il corpo e il sangue del tuo Figlio, che in essi offriamo e riceviamo, li santifichi per il servizio liturgico. Fa, o Signore, che nella celebrazione eucaristica, comunicando qui in terra ai tuoi misteri, otteniamo il dono del tuo Spirito, in attesa di partecipare al convito dei santi nel regno dei cieli. A te gloria e onore in eterno. Thank you.
Pregate, fratelli, perché se il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla gloria del suo nome, per la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renditi grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle offerte dei fratelli. Con la vita e la parola annunciò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi, con il suo corpo ed il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese con il pane e rese grazie, lo spezzò e le diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, o Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e dona il suo sacrificio, apre a noi il cammino di te, verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede, nell'amore, in unione con il Vescovo di Roma, Francesco, il nostro Vescovo Lauro. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati, gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente a servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia, di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati, Padre, dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, i Martiri, San Lorenzo e tutti i Santi, innalziamo a te, Padre, la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Il Cristo con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come noi i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donane unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La Santa Comunione sarà distribuita in chiesa davanti all'altare da Don Gianluca a metà chiesa e due punti di distribuzione all'aperto. Raccomandiamo di mantenere la distanza interpersonale nell'andare alla comunione, sapendo che per terra, sia in chiesa sia che sia all'aperto, non ci sono i segni di distanziamento. Thank you.
poi usciamo, no? Preghiamo. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Ecco, allora tocca a me la parola, caro Gianluca, finalmente sei arrivato dove intendevi arrivare, hai dovuto aspettare un bel po' di tempo, però ci sei arrivato e credo che tutti noi siamo contenti per questo. E cosa poterti dire? Io ho pensato ad alcuni pensieri del Santo Curato d'Ars. E nel leggerli mi sono meravigliato anch'io, no? Mi sono detto, ma saranno troppo forti. Ma credo che in una situazione come la nostra di appiattimento, dove il pregare, ma sì, dove andare alla messa, ma sì, dove incontrare un sacerdote per confessarsi o per chiedere un aiuto, ma sì, no, si fa un po' tutto da sé. Credo che questi pensieri ci siano di aiuto. Sono pensieri del Curato d'Ars. La felicità, le grazie, i doni celesti ci vengono da Dio per mezzo del prete. Se non avessimo il sacramento dell'ordine, non avremmo nostro Signore. Chi l'ha messo là nel tabernacolo? Il prete. Chi ha ricevuto la vostra anima alla sua entrata nella vita? Il prete. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il prete. Chi la preparerà a comparire davanti a Dio, lavandola per l'ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il prete, sempre il prete. E se questa anima muore, chi l'accompagna all'incontro con Dio? Ancora una volta il prete. Lasciate, dice il Curato d'Ars, una parrocchia per 20 anni senza prete, e la gente finirà per adorare gli animali. Ho citato queste espressioni del Santo Curato d'Ars, non sono qui per esaltare il sacerdote o solo perché abbia rispetto, perché ci sia rispetto verso di lui, o per sapere chi è e che cosa opera, non solo per questo, ma soprattutto perché come uomo non è perfetto e può sbagliare. Ecco, però opera quello che è stato detto prima, però resta uomo e quindi può sbagliare. E quindi per favore non riceva critiche, ma è importante capirlo, sostenerlo e aiutarlo. Ecco, solo queste parole. Caro Gianluca, ti faccio tanti auguri, te l'ha fatto già il sindaco a nome della comunità, te l'ha fatto il rappresentante del consiglio pastorale, te lo faccio anch'io. Ecco, tanti carissimi auguri, perché possa tu incontrare Gesù Cristo, innamorarti di Lui
e aiutare tante persone a innamorarsi di Lui. Buon cammino. Grazie. Il Signore è buono e grande nell'amore. Abbiamo pregato oggi con il Salmo. Questa verità è un dono stupendo, sperimentarla, e vogliamo rendere lode al Padre che ci accomuna e ci ha fatti i Suoi figli. Oggi, pensando alla nostra comunità cristiana, sono molti i motivi per i quali ringraziarlo. La vita che trae le sue origini nelle famiglie che costituiscono la nostra bella comunità. Famiglie che vivono momenti lieti e difficoltà, gioie e perdite, interrogativi e risposte inaspettate. I cari defunti con i quali è bello sentirsi in comunione anche oggi. Ricorda nome di tutti e per non dimenticare nessuno, mia mamma Franca che ci ha preceduto e testimoniato con la loro vita l'amore per Dio ed il prossimo. Li sentiamo partecipi e presenti nella comunione dei santi uniti in Cristo. La comunità, voglio ringraziare, che nelle relazioni fa crescere, alimenta la solidarietà, aiuta a comprendere che non siamo isole, ma solamente insieme possiamo realizzarci come uomini e donne. La comunità è una realtà viva nella quale si cresce. Se come ci invita San Paolo, cerchiamo di vivere la parola di Dio, ovvero la carità, l'amore, non abbia finzioni. San Paolo ci invita, fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Ricordiamo gli ammalati che nelle loro case, in RSA, in ospedale, ci ricordano che tu, Signore, hai sofferto, non hai allontanato da te la sofferenza, ma l'hai vissuta fino in fondo e sei a fianco di chi soffre, anche per mezzo di quanti si fanno loro vicini e condividono la quotidianità. Ringrazio il nostro parroco Don Flavio, i sacerdoti che ci hanno guidato come pastori prima di lui, i sacerdoti collaboratori, i sacerdoti e missionari originari della nostra comunità, ma anche le suore, i religiosi e le religiose, testimoni dell'amore e premura di Dio per ogni suo figlio e per la Chiesa. Ringraziamo per l'Eucaristia che possiamo vivere come comunità quotidianamente, nelle chiese parrocchiali, ed è occasione di incontro vero, profondo, con Cristo e con i fratelli. Ringraziamo per i sacramenti che ci uniscono saldamente a Gesù, segnando tappe significative ed accompagnandoci nella vita quotidiana, con la sua presenza che possiamo anche non avvertire sempre, costantemente, ma è costante. Entrando in questa chiesa mi vengono in mente i sacramenti qui ricevuti con gioia, attesa, emozione, la comunione, la cresima, ma anche la confessione, i battesimi dei familiari, amici, matrimoni. Ringraziamo per il creato, l'ambiente naturale stupendo nel quale siamo immersi, del quale siamo custodi, sentendocene responsabili per noi e le future generazioni. Tante le persone che ci testimoniano in modo discreto ma sincero l'amore per questa terra, la cura nei particolari, la dedizione con il lavoro per mantenerla accogliente. Numerosi i volti che scorrono nella mente di persone che mi hanno fatto conoscere ed apprezzare questo territorio, nel quale basta tenere gli occhi e la mente aperti per cogliere angoli che fanno pensare: così immagino sarà il paradiso, non voglio proprio perdermelo. Arrivando da Roma nel lontano 1978 con la mia famiglia,
dopo le estati che trascorrevamo qui durante le vacanze, venendoci ad abitare, ricordo con riconoscenza tante persone che ci hanno aiutato a sentirci parte della comunità. Non posso dimenticare chi ci ha insegnato qualche parola in dialetto, che apprezzo perché racchiude una cultura, una storia, un territorio, ma che purtroppo non ho mai bene imparato. Anche questa penso che sia accoglienza vissuta e che ho potuto sperimentare. Ringrazio per i poveri, le persone che vivono fragilità, sollecitano la condivisione, ad aprirsi alle necessità altrui, a farsi carico delle difficoltà del fratello. Tante le espressioni del volontariato, ma anche le azioni silenziose di numerose persone che fanno fiorire la solidarietà. Con la pronta disponibilità si mettono a fianco nel servizio, anche oggi rappresentate. Da questi nostri paesi partirono anche i miei avi da parte materna, dai loro paesi d'origine emigrarono anche i miei parenti da parte paterna. Ognuno di noi ha avuto fra i propri cari, conoscenti e diverse persone qui presenti anche, hanno direttamente vissuto questa esperienza di lasciare la terra d'origine per poter lavorare, sostenere le proprie famiglie, dare loro un futuro. Come i fratelli che giungono poiché devono lasciare i loro paesi ora in cerca di speranza e futuro, così capitò 2000 anni fa anche alla famiglia di Gesù. Ringraziamo infine per la dimensione missionaria della Chiesa, che ci dona la vastità di nuovi orizzonti e aiuta ad essere aperti e disponibili a cogliere la ricchezza della diversità. Ricordiamo con riconoscenza i nostri missionari che diffondono il Vangelo. Il mio pensiero e riconoscenza va anche oggi alla Casa Caritas in Kosovo, nella quale ho sperimentato come la preghiera sia fondamentale per fare la carità, cercare di camminare sulla via dell'amore. Ringraziamo per la Chiesa con Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro, e ad ognuno di noi che cerca con il Signore, colui che per primo continuamente ci cerca nella libertà. Cogliamo il bello ed il buono, la santità che è dono che si diffonde e condivide, sentendoci ognuno di noi chiamati a vivere ed operare nella vigna del Signore, che è la nostra quotidianità. La ricchezza del volontariato organizzato e spontaneo che caratterizza la nostra comunità, che ho potuto apprezzare e vivere e dal quale ho ricevuto molto, ci fa sperimentare il servizio, un patrimonio da tenere vivo esplorando e sperimentando nuove strade per il bene comune. Un grazie alle tante persone che hanno speso tempo, energie in questo periodo per far sì che oggi la nostra comunità potesse riunirsi in festa intorno a Gesù e Eucaristia. Un grazie a chi prega per le vocazioni, al sacerdozio, ma anche alla vita consacrata e religiosa, al matrimonio, come ci ha invitato anche ieri il Vescovo Lauro, indicendo per questo nuovo anno pastorale il giovedì di preghiera per le vocazioni. Ieri a Trento, in cattedrale, abbiamo vissuto un momento intenso di Chiesa, non tanto perché ci sono due nuovi sacerdoti, ma per la bellezza di sentirsi uniti come diocesi, accomunati da una ricerca per camminare insieme al Signore, cercando le vie di pace sulle quali gioire, vedendoci in cammino. Un grazie anche ai mezzi di comunicazione che in questo periodo ci permettono di tenerci uniti nonostante le distanze, mantenere le relazioni. Certamente ho dimenticato qualcuno, ma tutti voglio ringraziare ed affidare al Signore nella gioia di questa giornata. Sappiamo che possiamo anche sempre contare sull'accompagnamento di Maria nel cammino della vita, come ha fatto con il suo figlio, ed è a lei affidiamo questa nostra comunità. Un abbraccio a tutti, naturalmente virtuale, nel rispetto delle norme.
bello vedere la nostra chiesa che oggi si è allargata, si è ampliata anche su piazza San Giacomo, alla quella alla quale, al quale era anticamente dedicata. Per cui vi ringrazio anche per aver partecipato dall'esterno, siamo stati fortunati che non c'era un sole cocente e nemmeno la pioggia, per cui ringraziamo il Signore anche di questo, oltre che tutti quelli che appunto hanno permesso a noi tutti di partecipare in sicurezza, e in questo periodo non è cosa scontata e ha comportato solo tanto tanto impegno da parte della comunità, per cui ringrazio tutti. Ora una benedizione anche su voi che avete partecipato qui dall'esterno, alla messa. Poi naturalmente concluderemo dentro con la benedizione finale. Dio ci benedica con ogni benedizione dal cielo e ci renda puri e santi ai suoi occhi. E fonda su di noi la ricchezza della sua gloria, ci ammaestri con le parole e di verità, ci illumini col Vangelo di salvezza, ci faccia lieti nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Chiediamo ora a Maria di accompagnare la nostra comunità, lo facciamo con un canto che sicuramente tutti conosciamo insieme al coro. Gianluca ha ringraziato, ecco, vorrei ringraziare anch'io tutti i sacerdoti che sono venuti qui, i diaconi. Quando faccio i ringraziamenti lascio sempre via qualcuno, comunque abbiate pazienza. Ecco, ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale, ringrazio i vari rappresentanti, i vigili del fuoco, i soccorritori, gli ambulanzieri, ringrazio gli alpini, ringrazio i rappresentanti della banda, ringrazio anche tutti quanti voi che siete venuti qui, e un grandissimo ringraziamento lo vorrei fare a tutti quelli che hanno collaborato, perché sono tanti, ecco, tanti hanno lavorato anche dietro le quinte perché tutto possa andare bene in questa giornata. Le ringrazio veramente di cuore. Ecco, ringrazio anche Don Stefano che ha fatto un po' da regista alla liturgia. Sì, ringrazio i sacerdoti, i diaconi che in una giornata festiva appunto hanno trovato il tempo di unirci a noi in questa prima messa, per cui, e che oltre ad essere presenti mi hanno accompagnato, e ieri devo dire che è stato molto molto forte l'imposizione delle mani su pura distanza da parte di tutti loro e l'ingresso nella comunità presbiterale. All'uscita trovate delle immagini, ricordo dell'ordinazione, ho voluto mettere un'immagine di Maria col bambino che troviamo nella nostra chiesa di San Vigilio e che appunto ci narra che la nostra fede non è cosa solo d'oggi, ma una qualcosa che ci viene trasmesso da moltissime generazioni, per cui la nostra comunità affonda le radici nella storia, in una storia amata e voluta dal Signore. Ora concludiamo con una benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e nel suo nome andate e vivete in pace. Diamo grazie a Dio.